Va bene, vediamo un po' di geometria analitica. Allora, geometria analitica, vabbè, partiamo dalle cose base. Ehi. Questo fa tutto da sé. Vabbè, piano cartesiano sapete che cos'è, insomma. Non sto a dirvi più di tanto. Questo è l'asse X, questo è l'asse Y, punto P. Punto P del piano ha due coordinate, giustamente, la coordinata X e la coordinata Y. Quindi diciamo, ogni coppia di punti, ogni coppia di numeri, coppia di numeri reali individua univocamente un punto del piano. Ecco, quando spesso sentirete parlare di coppia con l'aggettivo ordinata. Cosa vuol dire coppia ordinata? Coppia ordinata vuol dire che c'è una prima coordinata e una seconda coordinata. Coppia ordinata vuol dire che, diciamo, 3-2 è diverso da 2-3. Cioè, all'interno della coppia conta anche l'ordine, questa è una cosa ovvia. La prima coordinata è la X, la seconda coordinata è la Y, ascissa, ordinata, chiamatele come volete. Ordinata, nel senso di seconda coordinata, non c'entra nulla con l'aggettivo ordinata, purtroppo le parole sono finite, succedono queste cose. Va bene, prima cosa che vediamo, vabbè, che ricordiamo più che altro, spero che per voi non sia un problema, è la distanza tra due punti. Distanza tra due punti. Come si fa la distanza tra due punti? Se avete un punto, diciamo P1, di coordinate X1, Y1, e avete un punto P2 di coordinate X2, Y2, che cos'è la distanza? La distanza tra P1 e P2? La radice di che cosa? X2 meno x con 1 al quadrato più y2 meno y1 al quadrato. E questa formula che cos'è? È l'ennesimo modo di dire o interpretare il teorema di Pitagora. Chiaro? Se dovessi fare un disegno, sì, adesso i disegni si fanno sempre in maniera abbastanza diseducativa nel primo quadrante, ma non c'è nessun motivo perché x1 e x2 stiano nel primo quadrante. E qui mettiamo x con 2 y 2, e allora la distanza sarebbe questo, questo è p con 1, questo è p con 2, questo lo chiamiamo h, p1h, allora p1 p2 al quadrato è uguale a P1H al quadrato più P2H al quadrato. Questo è semplicemente Pitagora. Allora adesso P1H che cos'è? È la differenza delle coordinate X. Se lo scrivo così è corretto? Ni, nel senso che è corretto in questa figura. Ma in generale non è detto che sia corretto, perché non sappiamo se sta a destra x con 2 o x con 1, insomma questa differenza potrebbe essere negativa, mentre questa è una lunghezza, la vorrei positiva, quindi cosa devo fare? Dovrei mettere il valore assoluto, per tenere conto del fatto che la differenza può venire negativa, a seconda che il punto P2 stia a destra o a sinistra del punto P1, può venire 0 questa differenza?
Sì, se il punto P2 sta sopra o sotto il punto P1, quindi hanno la stessa coordinata x. P2h, lo stesso motivo, P2h è y2 meno y1 in valore assoluto. Ma quando faccio i quadrati, che ci sia il valore assoluto o che non ci sia, è esattamente la stessa cosa. Quindi la distanza tra due punti altro non è che il teorema di Pitagora. Poi cosa ricordiamo? Ricordiamo l'equazione della retta, equazione della retta. Allora, ci sono due modi di presentare l'equazione della retta. Primo modo di scrivere l'equazione di una retta qual è? Beh, lo conoscete, insomma, y uguale, vabbè, chiamatela come volete, a x più b, px più q, mx più n, insomma, come preferite. Diciamo mx più n. Questa è l'equazione di una retta. Che cosa rappresenta m? Come si chiama? Questo si chiama il coefficiente angolare. Coefficiente angolare. Ma n forse c'è un nome anche lui, ma non è importantissimo. Ecco, qual è il significato geometrico di n? Il coefficiente di n è quello che io ottengo quando metto x uguale a 0. Se metto x uguale a 0, questo se ne va, rimane y uguale a n. Quindi il punto della retta è il punto corrispondente a x uguale a 0. Diciamo, se la retta è questa qui, questo è n. Quindi questa retta avrebbe n positivo, perché intercetta l'asse y nel semiasse positivo. Se la retta passasse sotto, avrebbe un n negativo. M, ok, coefficiente angolare, ditemelo un po' meglio, che cosa rappresenta geometricamente? Ovviamente rappresenta quanto la retta è inclinata rispetto a quel che volete, rispetto all'asse x, diciamo. Beh, visto che abbiamo fatto trigonometria, se indichiamo questo angolo con alfa, m che cos'è? Allora, qualcuno ha detto il seno. Se fosse il seno vorrebbe dire che m più di 1 non vale. Avete mai visto una... È la tangente. M è la tangente. M è uguale alla tangente di quell'angolo alfa che vi ho indicato. Sapete riconoscere m guardando i quadretti? Cioè, la retta che ho disegnato, che m ha? A m uguale un mezzo. Perché la retta che ho disegnato a m uguale un mezzo? Allora, intanto cerchiamo di capire m se è maggiore di 0, se m uguale a 0, se m è minore di 0, come è messa la retta. Se m è maggiore di 0, la retta com'è? È come quella che ho disegnato, diciamo, tra virgolette, sale. Quindi la retta è fatta così. Se m è uguale a 0, la retta è orizzontale. Se m è negativo, la retta va giù. Spero di aver reso l'idea con questi disegni. Vuole dare qualitativamente l'idea di come è fatta. Tra gli m positivo, più m cresce, più la retta è pendente. Spero di aver reso l'idea. Diciamo, se m diventa grosso, la retta diventa molto inclinata rispetto alla 6. Cioè, sostanzialmente, sta salendo la tangente dell'angolo alfa, quindi l'angolo alfa sale verso 90 gradi, diciamo. Ecco, visto con i quadretti, se voi prendete una retta, questo è semplicemente un discorso di triangoli rettangoli, facciamo una retta così. E adesso prendete
che ne so, un punto così, così, così. Tanto siete convinti che l'angolo alfa è sempre lo stesso? Cioè la retta forma lo stesso angolo alfa con l'asse x e con tutte le rette parallele all'asse x, questo spero sia chiaro. È una questione di angoli di rette parallele tagliate da una trasversale, gli angoli che si formano sono sempre gli stessi. Allora, la tangente di questo angolo alfa, come la potete interpretare? Ma perché fa ste cose? Non lo voglio riavviare. Allora, mettiamo qui il punto A, mettiamo qui il punto B, mettiamo qui il punto C. Tangente di alfa è uguale a CB diviso AB. Questa è una questione di triangoli rettangoli. La tangente, diciamo, è il rapporto tra il seno e il coseno. Adesso questo non è che sono seno e coseno moltiplicati per la lunghezza di AC. No, questi sono i teoremi visti ieri. Per i teoremi sui triangoli rettangoli, che cosa abbiamo? Abbiamo che CB è uguale a C per il seno di alfa e AB uguale a C per il coseno di alfa. Quindi ora dividendo si trova la formula per la tangente. Dividendo AC se ne va, qui diventa seno diviso coseno e qui diventa CB diviso AB. Quindi che cos'è? E questo qui è M. Quindi per fare M io devo fare il rapporto tra CB e AB. Sostanzialmente qui CB sono due quadretti, AB sono quattro quadretti, quindi in questo caso la tangente di alfa è un mezzo e quindi M è uguale a un mezzo. È chiaro, cioè, si vede contando i quadretti M. Quindi nell'esempio, nella figura, ecco, spero che l'abbiate fatta rispettando la quadrettatura, M uguale tangente di alfa uguale CB diviso AB uguale 2 quadretti diviso 4 quadretti uguale un mezzo, quindi M uguale un mezzo. Se voglio fare una retta con M uguale a 3, cosa devo fare? Vi dico, disegnate una retta con M uguale a 3. Che ne so, che passi per questo punto. Cosa vuol dire M uguale a 3? Vuol dire che quando faccio un quadretto a destra faccio 3 quadretti in alto, quindi passo poi per questo punto qua e prima per questo punto qua, quindi questa è una retta. Diciamo, se questo è il punto 1, quale sarebbe l'equazione di questa retta? Y uguale 3x più 1. Vediamo se riuscite a scrivermi l'equazione di questa retta qua. Voglio la retta che passa per questo punto qua, che è il punto 0,2, e per questo punto qua, che è il punto 3,0. Intanto, il coefficiente angolare come sarà? Positivo o negativo? Negativo perché la retta va giù, diciamo. N quanto sarà? Sarà y uguale, allora negativo, quindi abbiamo detto meno qualcosa x più 2. Perché più 2? Perché questo abbiamo detto che è n. Adesso il coefficiente angolare cos'è? Meno? Meno perché è negativo. Adesso c'è l'angosciosa scelta tra 2 terzi e 3 mezzi. È più grande o più piccolo di 1? È 2 terzi. Seno diviso coseno. Seno diviso coseno, quindi 2 terzi. Segno negativo perché la retta va giù. Volendo potete pensare che il coefficiente 1 corrisponde a che cosa? La bisettrice. Diciamo 1 alla bisettrice di qua, meno 1 alla bisettrice di qua. Questa è meno pendente della bisettrice, meno pendente, quindi il coefficiente angolare è più piccolo. Va bene, abbiamo fatto un po' di commenti, facciamone ancora uno, dai. La retta che passa per
la retta che passa per questo punto e questo punto. Supponiamo il disegno in scala, ogni quadretto è uno. Questa è la retta y uguale. Allora, coefficiente angolare positivo. Più meno 1, perché intercetta l'asse x in meno 1, intercetta l'asse y, scusate, in meno 1. Coefficiente angolare due quinti, seno diviso coseno, 2 quinti x. Allora, io adesso vi ho insegnato un metodo un po' manuale per ricavare l'equazione della retta. È chiaro che cosa potevate fare? Potevate fare: cerco la retta che passa per il primo punto, che cos'era? 0 meno 1, e per il secondo punto era 2, 5, 1. Adesso, cioè, questo è il metodo bovino, diciamo, eseguendo tutti i calcoli. Allora, la retta avrà equazione y uguale mx più n. Adesso scrivo il primo sistema, scrivo la prima equazione, sostituisco il punto 0 meno 1. Cosa vuol dire? Meno 1 uguale m per 0 più n, quindi questo è passare per il primo punto, passare per 0 meno 1, quindi ho sostituito il posto di x e y, 0 e meno 1. Adesso devo imporre di passare per 5 e 1, cosa diventa? 1 uguale m per 5 più n, e questo imporre di passare per 5 e 1. Chiaro cosa ho fatto? Ho scritto l'equazione nella forma generica y uguale a mx più n, ho sostituito i due punti, ho ottenuto un sistema in mn, ora risolvo il sistema e trovo mn. Risolvo il sistema, cosa vuol dire? Vuol dire che, vabbè, insomma, sistema cosa diventa? La prima equazione del sistema, questo se ne va, diventa n uguale a meno 1, diventa n uguale a meno 1, e la seconda equazione del sistema diventa 5m più n uguale 1, ma n uguale a meno 1, quindi questa la riscrivo come 5m meno 1 uguale a 1, 5m uguale a 2, m uguale a 2 quinti. Quindi algebricamente ho trovato la stessa cosa, che n uguale a meno 1, come avevo scritto qui, e m uguale a 2 quinti, come avevo scritto qui. D'accordo? Questo è un metodo tranquillo, funziona, meccanico. Però io volevo che capiste l'interpretazione geometrica del coefficiente angolare e dell'n. Allora, domanda sull'equazione della retta scritta in questo modo. Ogni retta si scrive... Allora, primo modo. Commenti sul primo modo. Allora, la domanda che vi faccio è questa. Mn, due rette diverse, hanno m ed n diversi, cioè, detto altrimenti, che forse non è formulata benissimo come ho fatto qui sopra, detto altrimenti, m ed n determinano univocamente la retta? Sì. Diciamo, se cambio m e n, se cambio, basta che cambi uno dei due, ottengo una retta diversa. D'accordo? Cioè, se due rette hanno lo stesso m e lo stesso n, coincidono. Se hanno m e n, almeno uno dei due è diverso, non coincidono. Questo è il fatto. Quindi la risposta a questa domanda è sì.
tutte le rette si scrivono in quel modo? Risposta? No. Mancano? Quali rette mancano? Mancano le rette parallele all'asse Y. Mancano le rette parallele, ma questo rompe bene, eh? Come si fa a stoppare sta cosa qua? Bisogna dargli ragione. Mancano le rette parallele all'asse Y. Che equazione hanno le rette parallele all'asse Y? Tipo questa retta qui, se questo è il punto 2, 0, ha equazione X uguale a 2. Quindi non tutte le rette, diciamo questa scrittura qui, Y uguale MX più N, è comoda, nel senso che si vede bene il coefficiente angolare, si vede bene il significato geometrico di N, ed è comoda nel senso che M e N diversi determinano rette diverse. Se io cambio la coppia MN, cambio la retta. Però è scomoda nel senso che io non riesco a prendere le rette, non prendo tutte le rette, ma soltanto quelle, ma le prendo tutte tranne quelle parallele all'asse Y. Che coefficiente angolare avrebbero quelle parallele all'asse Y? Se volessimo salvare questa interpretazione qui, l'angolo sarebbe di 90, e quindi tangente di 90 è quella che non esiste. In un certo senso avrebbe un coefficiente angolare infinito o meno infinito a seconda dei gusti, però tacciamo su questo aspetto. Va bene, questa cosa qui ci porta al secondo modo. Secondo modo di scrivere l'equazione di una retta. Secondo modo di scrivere l'equazione di una retta è questo: ax più by più c uguale a 0. Ecco. Vantaggio. Così si scrivono le equazioni di tutte le rette. Così si scrivono tutte le rette, comprese quelle parallele all'asse Y. Comprese quelle parallele all'asse Y. Svantaggio: una stessa retta finisce per avere tante equazioni, cioè non ha più un'equazione univocamente determinata come nel caso precedente. Svantaggio: ci sono tante equazioni, ci sono addirittura infinite equazioni che descrivono la stessa retta. Come si ottengono? Descrivono la stessa retta. Ad esempio, se io prendo 2x più 3y meno 5 uguale a 0, ditemi un'altra equazione che descrive la stessa retta. Capite? I punti sono gli stessi, perché ho semplicemente moltiplicato per 2. Oppure, perché no? Meno 2x meno 3y più 5 uguale a 0. E capite che posso andare avanti all'infinito a fare varianti della stessa equazione. Cioè tutte queste equazioni ottenute l'una dall'altra semplicemente moltiplicando per un fattore, non nullo, descrivono la stessa retta. Vabbè, uno accetta questo svantaggio se vuole quel vantaggio di qui sopra. Vabbè, è chiaro come si passa dall'una all'altra. Come si passa dall'una all'altra? Come si passa da un modo all'altro. È banale, se io ho y uguale 2x più 5, come faccio a scriverla? Questa è una scrittura del primo modo, come faccio a scriverla nel secondo modo? Stupidaggine, porto tutto dalla stessa parte. Diciamo, questo è il primo modo,
Cioè, voglio dirvi che non sono due cose diverse le rette del primo modo e quelle del secondo, sono due modi di scrivere la stessa cosa. Passaggio inverso, se io ho 3y meno 2x più 7 uguale a 0, più 7 uguale a 0, questo è il secondo modo. Come passo il primo modo? Ah, forse se l'avessi scrivessi con la y, dite voi. 3y meno 2x più 7 uguale a 0, come passo al primo modo? Ricavo y, quindi diventa y uguale 2 terzi x meno 7 terzi. E questo è il primo modo. E cosa ho fatto in mezzo? Ricavo y. Si può sempre fare questo passaggio? Oh, qual è il vantaggio di fare questo passaggio? Che anche dal secondo modo a quel punto riconosco il coefficiente angolare. Quindi questa qui è una retta che sale o che scende? Che sale, 2 terzi x. Sale tanto o poco? Meno della bisettrice, perché è 2 terzi. Sotto 1, quindi sale meno della bisettrice. Come è fatta più o meno? Una volta scritta così si vede bene il disegno. Più o meno dovreste disegnare questa retta. Dove intercetta? Sopra o sotto? Meno 7 terzi, quindi intercetta sotto. Come pendente un po' meno della bisettrice, quindi una cosa di questo tipo qua. Più o meno, qualitativamente. L'importante è che sappiate fare queste operazioni. Cioè, io vedo ancora gente che viene all'esame poi a gennaio e per fare l'equazione di una retta sostituisce 5-6 punti, poi li unisce. Cioè, per farsi un'idea di più o meno come va la retta è molto più semplice che fare, no? Una volta che uno ha visto questo coefficiente, l'immagine della retta ce la deve avere. Non è che va dentro, fa la tabellina, mette dentro 0, 1, 2, 3. Io questo lo vedo fare regolarmente. Si può sempre fare di ricavare y? Allora, se, qualcuno mi dice giustamente, se c'è y, sì. Allora, si può ricavare y? Si può ricavare y? Se e soltanto se, se l'equazione l'abbiamo scritta così, qual è la condizione per ricavare y? Che il coefficiente b sia diverso da 0, che è come dire che c'è y nell'equazione. Se e soltanto se b uguale a 0. Se b uguale a 0, d'altra parte cosa vuol dire? Se b uguale a 0, la retta è parallela all'asse y, se a è uguale a 0, la retta è parallela all'asse x, se a e b sono uguali a 0, allora non è l'equazione di una retta. Se b è uguale a 0, non c'è né x né y, è una schifezza, è c uguale a 0, allora o c è pure lui uguale a 0, quindi è 0 uguale a 0, o c è diverso da 0, allora è 25 uguale a 0, che è una schifezza. Quindi per essere un'equazione di una retta, a o b devono essere diversi da 0. Questo è un secondo svantaggio, una volta m e n potevano essere qualunque nel primo modo, invece qui non possono essere qualunque, uno tra a e b deve essere diverso da 0. Vabbè, fin qui ho detto cose che spero tranquille. Allora, rette parallele perpendicolari. Rette parallele e perpendicolari. Quando due rette sono parallele? Esatto. Diciamo, nel primo modo, due rette sono parallele, se e soltanto se, parallele cosa vuol dire geometricamente? Che non hanno punti in comune, che non si incontrano, sono parallele se e soltanto se hanno lo stesso coefficiente angolare.
Come si fa nel secondo modo a vedere se due rette sono parallele? Si portano nel primo, a quel punto è chiaro chi è il coefficiente angolare e si guarda se è lo stesso oppure no. Quello è il metodo più semplice per vedere se due rette sono parallele. Una rete parallela a se stessa? Sì, possiamo metterci d'accordo che una rete è parallela a se stessa, anche se la definizione è più interessante quando due rette distinte sono parallele se sono se. Però si può dire che una rete è parallela a se stessa. Esempio. Consideriamo la retta, consideriamo la retta R1 di equazione y uguale 2x meno 5 e consideriamo la retta di equazione ax più 7y più 3 uguale a 0. A è un parametro. Per quale valore di A sono parallele? Cosa faccio? Questa coefficiente angolare 2. Adesso mi scrivo questa in maniera nel primo modo, quindi riscrivo la seconda nel primo modo, diventa y, riscrivo la seconda retta nel primo modo. Cosa ottengo? Y uguale meno a settimi meno 3 settimi. Meno a settimi x meno 3 settimi. Chiaro cosa ho fatto? Ho ricavato y. Quindi di là è andato meno a x meno 3 ho diviso per 7. Adesso impongo che il coefficiente angolare sia lo stesso. Impongo che il coefficiente angolare sia lo stesso. Cosa vuol dire impongo che il coefficiente angolare sia lo stesso? Nella prima è 2 uguale meno a settimi. E quindi quanto fa? Meno 14. Chiaro? Beh, semplicemente guardando le due equazioni non si sarebbe mai visto. La cosa si vede molto chiaramente quando vengono portate tutte e due nel primo modo. Deve essere uguale il coefficiente della x, qui è 2, qui è meno a settimi, quando è che meno a settimi fa 2? E questa è un'operazione che abbiamo visto la prima settimana tante volte. Cioè una banale equazione di primo grado. Bene, queste sono le rette parallele. Nel primo modo due rette sono perpendicolari. Primo modo, due rette y uguale m1x più n1 e l'altra y uguale m2x più n2 sono perpendicolari. Se e solo se m2, diciamo, è uguale a meno 1 diviso m1. Quindi un coefficiente angolare è meno 1 diviso l'altro coefficiente angolare. Nell'esempio di prima, sono perpendicolari, o di solito si abbrevia la parola perpendicolare con questo simbolo, una specie di T rovesciata. Come dire che formano angoli retti, sono perpendicolari, se e soltanto se, qual è l'equazione da porre? Sì, 2 uguale a 7 su A, oppure che è lo stesso, il coefficiente angolare della seconda, meno A settimi, uguale meno un mezzo. Dire che M2 è uguale a meno 1 su M1 è come dire che M1 è uguale a meno 1 su M2, la stessa cosa. E quindi in questo caso diventa A uguale 7 mezzi. E questa. Di cosa è conseguenza questa formula? È conseguenza di una cosa che abbiamo visto
nei giorni scorsi. Diciamo, se la prima retta, forma un angolo alfa 1 e la seconda un angolo alfa 2, con l'asse x, coefficiente angolare abbiamo visto è l'angolo che le rette formano con l'asse x. Quale relazione deve esserci tra i due angoli affinché le rette siano perpendicolari? Diciamo, in un caso è questo l'angolo, questo sarebbe alfa 1, diciamo, e alfa 2 quale sarebbe? Questo qui? No. Qual è la relazione che lega alfa 1 e alfa 2? Supplementare vorrebbe dire che sommano 180. Non è vero che sommano 180. Prendete questa retta qua e fateci la parallela che passa per questo punto qua. Cosa succede? Se questo è alfa, qual è questo angolo è viola. Fammi fare un esperimento. Un po' più grande la figura. Chiaro, questo è alfa, chiamiamo questo alfa 1, diciamo quello viola è alfa 1, quindi questo è alfa 1. E quindi il blu, che sarebbe alfa 2, come si ottiene da alfa 1? Sono perpendicolari, quindi alfa 1 più 90. La relazione non è che sono, che sommati fanno 180, la relazione è che alfa 2 è uguale a pi greco mezzi più alfa 1. Cioè la differenza tra i due angoli sono 90 gradi. Quindi la relazione qual è? M2, che sarebbe la tangente di alfa 2, sappiamo che è la tangente di pi greco mezzi più alfa 1. Formule per gli archi associati, che abbiamo visto con la trigonometria, per archi associati fate il seno, vi ricordate cosa succedeva? Seno e coseno si scambiavano e in più compariva un segno meno, quindi quando si andava a fare il conto questo era meno 1 diviso tangente di alfa 1 e quindi meno 1 diviso m1. Quindi diciamo questa regola qui che voi magari ricordate meccanicamente per il coefficiente angolare di due rette perpendicolari altro non è che la formula dell'arco associato pi greco mezzi più alfa, è quella lì in fondo. Va bene, comunque la relazione è chiara la relazione che ci deve essere tra i coefficienti angolari. Come si fa a trovare l'intersezione di due rette? Sistema, si mettono a sistema, intersezione tra due rette, sistema. Ha sempre soluzione il sistema? Dipende, se sono parallele non ha soluzione, se non sono parallele ha soluzione. Intersezione tra due rette vuol dire fare il sistema. Distanza tra un punto e una retta. Distanza tra un punto e una retta. Cosa bisognerebbe fare? Se noi abbiamo una retta, tipo questa qua, facciamolo una volta bovinamente.
Questa sarebbe la retta y uguale, supponendo che l'ho fatta in scala, quindi ogni quadretto rappresenta 1, un mezzo x meno 1. Poi prendiamo un punto P, prendiamo come punto, prendiamo questo qui, P, che è il punto di coordinate 2, 3. Allora, come dovrei fare per trovare la distanza tra P e la retta? Dovrei tracciare la perpendicolare alla retta passante per P, allora, il piano quale sarebbe? Piano. Primo punto, scrivere l'equazione della retta. Fatemi dare un nome alla retta verde, chiamiamola retta R. Scrivere l'equazione della retta perpendicolare ad R, passante per P. D'accordo? L'equazione della retta che qui ho disegnato in arancione. Poi cosa dovrei fare? Intersecare le due rette. In questo modo cosa trovo? Q. Chiaro? Trovare Q. Trovare Q intersecando le due rette. Terzo punto. Fare la distanza tra P e Q. Fare la distanza tra P e Q. Adesso, come esempio di esercizio sulle rette, svolgiamo questi tre punti, tanto per fare un esercizio sulle rette. Poi vi scriverò la formula di retta, c'è una formula di retta ovviamente per fare, però come si dimostra la formula? Eseguendo queste tre operazioni e scrivendo il risultato che viene fuori. Allora, scrivere l'equazione della retta parallela ad R passante per P. Chiamiamo questo punto 1, chiamiamo questo punto 2 e chiamiamo questo punto 3. La cosa un po' più delicata è il punto 1. Come si scrive l'equazione della retta passante per P e perpendicolare a R? La retta per P perpendicolare ad R avrà equazione, per adesso seguiamo il metodo bovino, y uguale mx più n. Come calcolo n? Come calcolo m, scusate, dove m è meno 2, dove m è uguale a meno 2, come ho fatto? Cioè meno 1 diviso coefficiente angolare della retta R. D'accordo? Essendo la perpendicolare ad R, so come è fatto il suo coefficiente angolare, è meno 1 diviso il coefficiente angolare di questa, quindi meno 1 diviso 1 mezzo, quindi meno 2. Quindi m lo conosco. Quindi la retta è y uguale meno 2x più n. Come determino n? Per trovare n sostituisco, trovare n, sostituisco il p. La retta deve passare per P, quindi P è 2, 3, quindi 3 uguale meno 2 per 2 più N, e quindi N uguale 7. Quindi la retta alla fine è diventata Y uguale meno 2X più 7. È plausibile? Andate a vedere sul disegno se è plausibile. Beh, abbastanza, insomma. Questa retta qui, vedete, ha coefficiente angolare meno 2, perché un quadretto a destra, 2 in basso, quindi coefficiente angolare meno 2, e in effetti se vado a intersecare l'asse x, l'asse y, dove andrei a intersecarlo? Quassù, se conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quindi torna anche con il disegno. Quindi questo è il punto 1. Punto 2 che cos'è? Il sistema tra le due rette. Quindi il sistema tra y uguale un mezzo x più, cos'era? Un mezzo x meno 1,
e y uguale meno 2x più 7. Come si fa di solito? Si uguagliano le due parti con la x, quindi ottengo un mezzo x meno 1 uguale meno 2x più 7. Cosa posso fare? Moltiplicare per 2, x meno 2 uguale meno 4x più 14, e quindi 5x uguale 16, quindi x uguale 16 quinti. X uguale a 16 quinti, una volta che ho trovato x, come ricavo y? Sostituisco in quella che mi piace di più, direi nella prima, y uguale un mezzo x meno 1, uguale 8 quinti meno 1, quindi 3 quinti. Quindi alla fine il punto Q ha coordinate 16 quinti, 3 quinti. Controllate sempre che le cose siano plausibili. 16 quinti, 3 quinti, andiamo a vedere nella figura. Sì, più o meno torna. 16 quinti, un po' più di 3, 3 quinti, un po' meno di 1, torna. Scriviamo anche l'equazione della retta, era y uguale meno 2x più 7, così. Va bene, adesso terzo punto la distanza, quella si fa facilmente. Terzo punto, la distanza tra P e Q, che cosa devo fare? Devo fare la radice di 16 quinti meno 2 al quadrato più la differenza delle coordinate x più la differenza delle coordinate y, che cos'era? 3 quinti, questa, quell'altra era 3 al quadrato. Vabbè, qui diventa un conto, non sto a farvelo. Questo è il modo facendo tutti i conti, se no c'è la formula. La formula finale è questa. Dato un punto P di coordinate x con 0, y 0 ed una retta R di equazione ax più by più c uguale a 0. Quindi in che modo l'abbiamo scritta? Secondo modo, che è quello più generale, che scrive tutte le rette, anche quelle parallele, eccetera, eccetera. Formula finale, dato un punto P ed una retta R di equazione questo, la distanza di P da R, distanza del punto P dalla retta R è uguale a che cosa? E forse qualcuno se la ricorderà. Al denominatore c'è radice di a quadro più b quadro. Può essere nullo radice di a quadro più b quadro? No, perché abbiamo detto che nel secondo modo o a o b devono essere diverse da 0. Quindi di sicuro non c'è 0 sotto. E che cosa c'è sopra? Cioè sostanzialmente il punto x con 0 e y 0 sostituito nella retta col valore assoluto. Il valore assoluto si ricorda facilmente perché la distanza non può venire negativa. Quindi ax con 0 più by 0 più c, e questa è la formula. Però la formula lascia il tempo che trova, la cosa importante sono i punti 1, 2 e 3 che permettono di determinarla. Allora, nell'esempio chi era P? P era il punto 2, 3. E l'equazione di R che cos'era? Era y uguale 2x, no, un mezzo x meno 1 più 1. Un mezzo x meno 1. Qual è la prima cosa da fare per usare la formula? Riscrivere l'equazione nel secondo modo, perché la formula richiede il secondo modo. Quindi questa la riscrivo nel secondo modo. Cosa diventa? 2y uguale x meno 2, quindi x meno 2y meno 2 uguale a 0. Questa è l'equazione riscritta nel secondo modo.
è chiaro che potevate scriverla anche come 2y meno x più 2, insomma, portando tutto a sinistra anziché a destra, tanto viene lo stesso, cioè il valore assoluto. Okay. E quindi la distanza di P da R, distanza di P da R è uguale a che cosa? È uguale radice sotto a quadro più b quadro, quindi a quadro 1 al quadrato più meno 2 al quadrato e sopra valore assoluto di ax con 0, quindi di 2 meno 2 per 3 meno 2. Quindi 2 meno 2, 6, per esercizio fate il conto nel primo modo e controllate che diventi 6 diviso radice di 5. È chiaro da dove arriva questo 6? Ho sostituito il punto P, 2, 3, nell'equazione della retta, quindi 2 meno 6, 2 meno 6, meno 2, quindi 6, e sotto coefficienti 1 e 2 al quadrato sommati. Controllare che venisse lo stesso anche prima. Vabbè. Che venga lo stesso anche con il primo procedimento. Ultima cosa sulla retta e poi passiamo alla circonferenza. Se devo fare la retta che passa per due punti, allora volendo c'è il formulaccio, se uno non se lo ricorda, cosa fa? Y uguale a mx più n, sostituisco i due punti, faccio il sistema, trovo n, finito. O più comodamente, quando è possibile, quando i numeri sono piccoli, umani, faccio il disegno e mi trovo m e n coi quadretti. È chiaro che è molto più comodo nei casi piccoli, con i numeri interi piccolini, vi fate il sistema, invece di farvi il sistema ricavate m e n coi quadretti. Circonferenza. Che cos'è la circonferenza? Concentro in x con 0, y 0 e raggio R. Che cos'è? È l'insieme. Per definizione, è l'insieme dei punti XY del piano, tali che la distanza, tra xy e il centro, x con 0, y 0, è r. Sì, è uguale ad r, tali che la distanza è r, il raggio. Ovviamente si intende che il raggio deve essere un numero positivo, altrimenti la cosa ha poco senso. Quindi l'equazione cosa diventa? Che cos'è la distanza? La distanza tra xy e x con 0 e y 0, la distanza è x meno x con 0 al quadrato più y meno y 0 al quadrato, questo qui è uguale a r. Quella che ho scritto qui è la distanza tra xy e x con 0 e y 0. Va bene, poi di solito si eleva al quadrato, perché sono quantità positive, se il raggio è positivo, e deve essere positivo perché abbia senso la circonferenza, si eleva al quadrato e cosa si ottiene?
si ottiene x meno x con 0 al quadrato più y meno y0 al quadrato uguale a r al quadrato. Poi di solito si fanno ancora i conti, questo si può scrivere come x quadro meno 2 x con 0 x più x con 0 al quadrato più y quadro meno 2 y0 y più y0 al quadrato uguale a r quadro. Cosa si fa poi ancora di solito? Si mette x quadro più y quadro in testa, quindi il termine con x quadro puro e il termine con y quadro puro in testa, poi si mette meno 2 x con 0 x meno 2 y0 y, cioè i termini con x e y, e poi si mettono i termini adesso x con 0, y0 e r sono numeri, sono x con 0, y0 sono le coordinate del centro, r è il raggio, quindi sono numeri dati, le incognite che sono x e y, le due variabili. Quindi alla fine questa equazione come si scrive? Si scrive nella forma x quadro più y quadro più a volte x più b volte y più c uguale a 0. Cioè questa è la forma nella quale uno se la trova di fronte alla circonferenza. Uno la circonferenza di solito se la trova scritta così. E qual è il problema classico? Data l'equazione, diciamo nella forma con a, b e c, mi capite, vuol dire questa qui con il quadrato, nella forma con a, b, c, trovare centro e raggio. Questo è il problema classico che uno si pone, all'equazione scritta in forma finale e uno vuole risalire gli elementi geometrici, cioè il centro e il raggio. Beh, come si fa? Vabbè, confrontando le due espressioni, cioè questa, confrontando le due espressioni riquadrate, confrontando le espressioni, abbiamo che, vabbè, chi è A? Meno 2x con 0. B chi è? Meno 2y0. E queste qui cosa permettono di fare? Noti A e B, è immediato trovare il centro. Da queste due formule qui, noti A e B, il centro si trova subito. E C? C sta scritto là, C chi sarebbe? X con 0 al quadrato più y0 al quadrato meno r al quadrato. Quindi questa cosa dice questa formula? Noto C x con 0 y0 che li ho appena ricavati, C me lo dà l'equazione, x con 0 y0 li ricavo da a e b, quindi a questo punto conosco C x con 0 y0 e posso trovare r. Ho che il raggio al quadrato è uguale a che cosa? X con 0 quadro più y0 quadro meno c. Vabbè, facciamo un esempio. Esempio. Se io ho x quadro più y quadro meno 3x più 2y uguale a 0. Quindi chi sono A, B e C? A è meno 3, B è 2, C è 0. Chi sono le coordinate del centro?
Quindi io so che A è uguale a meno 2x con 0, no? Quindi nel mio caso meno 3 uguale a meno 2x con 0, e quindi x con 0 uguale 3 mezzi. B, abbiamo detto, è meno 2y0, B nel nostro caso è 2, uguale a meno 2y0, e quindi y0 è meno 1. Quindi il centro è il punto 3 mezzi meno 1. Il raggio, com'è il raggio al quadrato? Per il raggio al quadrato uso questa formula qua, che ho appena ricavato. Raggio al quadrato è x con 0 al quadrato più y0 al quadrato meno c. Quindi è 3 mezzi al quadrato, 9 quarti, più 1 meno 0, uguale a 13 quarti. E quindi il raggio è radice di 13 mezzi. Torna? Esempio 2. Ah, ovviamente è andato su, è venuto il sole e si è tirata sulla tapparella. Interessante. Esempio 2. 3x quadro più 3y quadro meno 2x più 4y meno 5 uguale a 0. Chi è A, chi è B e chi è C? Ecco, l'equazione della circonferenza prevede di essere scritta in maniera pura, cioè partire x quadro più y quadro. Questa parte male perché parte 3x quadro più 3y quadro. Quindi la prima cosa da fare è dividere per 3 per arrivare nella forma, diciamo, canonica, quella che parte con x quadro più y quadro. Quindi prima cosa da fare, mi raccomando, dividere per 3. Dividere per 3 per partire con x quadro più y quadro. Mi raccomando, questa è importantissima, se no sbagliate tutto. Cosa diventa ora l'equazione? Diventa x quadro più y quadro meno 2 terzi x più 4 terzi y meno 5 terzi uguale a 0. È chiaro cosa ho fatto? Diviso per partire con x quadro più y quadro. Quindi chi sono A, B e C? A è meno 2 terzi, B è 4 terzi, C è meno 5 terzi. Adesso determiniamo il centro. Sappiamo che A è uguale a meno 2x con 0, quindi meno 2 terzi uguale a meno 2x con 0, x con 0 uguale un terzo. B è uguale a meno 2y0, quindi 4 terzi uguale a meno 2y0, da cui y0 uguale meno 2 terzi. Quindi il centro è un terzo meno 2 terzi. Per fare il raggio uso la solita formula: raggio al quadrato uguale x con 0 al quadro più y0 al quadrato meno c. Raggio al quadrato, x con 0 al quadrato più y0 al quadrato meno c. Quindi x con 0 al quadrato un nono più 2 terzi al quadrato 4 noni meno c più 5 terzi, uguale 9 sotto, sopra 1 più 4 fa 5, 5, 15, 20, 20 noni. Quindi il raggio è uguale, se io scrivo 2 terzi radice di 5,
Ricordate le radici. Radice di 20 è radice di 4 per 5, quindi radice di 4 per radice di 5, radice di 4 è 2 per radice di 5. E questo è il raggio. Ultimo esempio sulla circonferenza. Ultima situazione che vi voglio far vedere sulla circonferenza è questa, esempio 3. Chi è A, chi è B, chi è C? Può mancare un termine. O se fossero i due coefficienti diversi, se ci fosse stato, nell'esempio prima, ci fosse stato 3x quadro più 2y quadro, non era una circonferenza, perché sia una circonferenza i due coefficienti devono essere uguali. Una volta che sono uguali, dividendosi portano a essere 1 e devono essere uguali. Allora, in questo caso, vabbè, cosa dite? È la stessa cosa di sempre, riuscite a vedere a occhio x con 0 y 0? Dovete sostanzialmente dividere per meno 2, dovete prendere i coefficienti a e b e dividere per meno 2. Quindi ragionando come sempre, x con 0 diventa meno 1 e y 0 è 0. Quindi il centro raggio quadrato è uguale a x con 0 al quadrato più y 0 al quadrato meno c uguale quindi diventato R quadro uguale a meno 6. Chiaramente c'è qualcosa che non va. E no, non c'è niente che non va. Non è l'equazione di una circonferenza. Non è l'equazione di una quindi in particolare questo è il centro di nulla. Quindi questo non è il centro, è un finto centro. Centro di nulla. Non è l'equazione di una circonferenza. Quindi non è vero che comunque si scelgano A, B e C, si ottiene l'equazione di una circonferenza. Quando è che si ottiene l'equazione di una circonferenza? Quando A, B e C sono tali per cui il raggio diventa positivo. Ecco, se devo intersecare una circonferenza con una retta, cosa faccio? E cosa può succedere? Andiamo a sfruttare la pagina. Se interseco una circonferenza con una retta, faccio un sistema. C'è sempre un minimo da lavorare. Bisogna ricavare la y, che ne so, dall'equazione della retta, andarla a sostituire nell'equazione della circonferenza, c'è il quadrato da fare. Alla fine rimane un'equazione di secondo grado, il quale può avere quante soluzioni può avere? Due soluzioni. Cosa vuol dire geometricamente? Oppure può avere una soluzione oppure zero soluzioni. E il disegno è rispettivamente
Come si riconosce dall'equazione di secondo grado in quale dei tre casi ci troviamo? Questo è delta maggiore di 0, delta uguale a 0 e questo delta minore di 0. Quindi se vi danno l'equazione di una retta, che ne so, con un parametro dentro, con il parametro A, classicamente, vi chiedono per quale valore del parametro la retta è tangente alla circonferenza, voi cosa fate? Fate il sistema, andate a calcolare il delta che ci avrà dentro il parametro, imponete al delta di essere nullo. Quando il delta è nullo vuol dire la tangenza. Va bene, adesso la prossima ora facciamo un po' di esercizi. Tanto quasi quasi installo sti aggiornamenti, così smette di... Allora, facciamo uno del primo tipo, uno o due del secondo, e poi facciamo un po' di quelli finali. Vediamo se si riescono a fare con dei sistemi. Va bene, facciamo il secondo. Abbiamo il punto A che è l'origine. Poi abbiamo il punto B che è il punto 1, 2. Io uso una scala doppia, così si vede un po' meglio. Qui abbiamo il punto B. No. Punto A è il punto 0, 0. B è il punto 1, 2. E C è il punto 2, 0. Quindi questo è C e questo è B. La prima domanda chiede: la retta passante per C, R uguale retta per C, parallela alla retta B. Quindi uno cosa dovrebbe fare? Dovrebbe fare la retta B e poi fare la retta C, così. Va bene, qui volendo si vedono anche a occhio le cose, però vediamo, il coefficiente angolare della retta B? Quanto è? Si vede la figura, va a destra di 1 su di 2, quindi il coefficiente angolare è 2, per la cronaca la retta AB che è equazione A, y uguale 2x, classica retta con coefficiente angolare 2. Quindi la retta R, che equazione avrà? Y, 2x più n, 2 perché? Perché è parallela a quell'altra, perché è parallela A da B, che aveva coefficiente angolare 2, quindi anche questa avrà coefficiente 2. Adesso impongo di passare per C, impongo di passare per C, quindi cosa ottengo? C, metto 0 uguale 2 per 2 più n, quindi n uguale meno 4. Quindi la retta R è equazione y uguale 2x meno 4. Meno 4 si poteva capire, perché se fate il disegno bene, dove va a intersecare questa? Vedete che va a intersecare 4 in giù. Se fate il disegno giusto con i quadretti lo potevate vedere anche da lì. Poi S che cos'è? La retta per C perpendicolare ad AB. S uguale retta per C perpendicolare ad AB. Quindi S che cosa sarà? Y uguale perpendicolare, quindi meno un mezzo x più n, impongo di passare per C come prima per calcolare n, impongo di passare per C. E quindi cosa ottengo? C è il punto, abbiamo detto, 0, 2, quindi 0 uguale meno un mezzo per 2 più n, quindi n uguale a 1, quindi la retta S è la retta y uguale meno un mezzo x più 1. Poi la potete portare nell'altra forma se volete, ma l'idea è questa. Vabbè, terza domanda, la distanza di C dalla retta B. Distanza di C dalla retta AB.
Vabbè, la retta è b, che equazione ha? Ci serve l'equazione di ab nella forma 2, quindi era y uguale 2x, quindi y meno 2x uguale a 0. Quindi quando vado a sostituire diventa c, abbiamo detto che è il punto 2, 0, quindi diventa 0 meno 2 per 2, diviso radice di a quadro più b quadro, diviso radice di 1 più 4, e quindi è 4 diviso radice di 5. Tutto qua, insomma, si tratta di usare le formule furbescamente. Oh, la retta S si poteva prevedere dalla figura? La retta S, abbiamo detto che è la retta che passa per C perpendicolare ad AB. Se questa fa un quadretto così e due in alto, quell'altra farà uno così, due a sinistra e uno in alto. Quindi la retta S, questa è S, questa è R. La retta S è fatta così ed è chiaro che passa per il punto, ed è chiaro che questo è 1, ed è il motivo per cui nella retta S c'è meno un mezzo x più 1, quindi si vedeva anche dalla figura. Rifate questi esercizi nella doppia interpretazione. Facciamone uno di quelli con la circonferenza. Poi vedete che magari in qualcuno dei casi successivi la retta richiesta è una retta parallela agli assi. Questo è per fare in maniera che chi usa le formule bovine, x1, meno x2, eccetera, eccetera, si trova in casi particolari, gli vengono degli zeri sopra o zeri sotto, cioè per sensibilizzarvi sul fatto che le formule hanno questi difetti, possono venire degli zeri, insomma. Però chi fa il disegno risponde in un secondo. Ecco, vediamo il secondo. O vediamo qualcosa di più interessante. Vediamo il secondo del secondo. Allora, abbiamo la circonferenza, x quadro più y quadro meno 2x meno 3y uguale a 0. Vediamo il centro. Beh, il centro avete capito come si fa. Questa circonferenza c'ha a uguale a meno 2, b uguale a meno 3, e c uguale a 0. Quindi a è meno 2x con 0 e b è meno 2y0. Quindi meno 2 uguale meno 2x con 0 e meno 3 uguale meno 2y0. Quindi x con 0 uguale a 1 e y0 uguale a 3 mezzi. Avete capito che per fare a, le coordinate del centro bisogna dividere per 2 questi coefficienti e cambiare il segno, sostanzialmente. Quindi il centro è il punto 1, 3 mezzi, posto che il centro esista, posto che sia una circonferenza. Ecco, il raggio. Voi dite applico il formulaccio, è vero, potete applicare il formulaccio, però in questo caso il raggio si fa più semplicemente. Perché? Il punto 1, 3 mezzi, mettiamolo qua, questo è il punto 1, 3 mezzi. Allora, io vi faccio il raggio senza usare la formula, perché io dico che questa circonferenza passa per l'origine. La circonferenza data passa per l'origine. Come me ne accorgo che passa per l'origine? Basta sostituire dentro... 0, 0. Basta sostituire 0, 0. Non essendoci il termine noto, quando sostituisco 0, 0 diventa 0 uguale a 0. Quindi l'origine è un punto della circonferenza. Allora, se questo è il centro e questo è un punto della circonferenza, che cos'è il raggio? Questo è il raggio. Adesso... Perché la distanza tra il centro e qualunque punto della circonferenza. Quindi raggio, sì, mettiamolo con la R maiuscola, il raggio. Questo è il raggio, R. Il raggio è uguale distanza di C dall'origine. Quanto fa questa distanza? Questa distanza è radice di 1 più 3 mezzi al quadrato,
quindi radice di 1 più 9 quarti, quindi radice di 13 mezzi. E questo è il raggio. Poi cosa dice? Dice che quella circonferenza è tangente in un certo punto P, dice il testo, la circonferenza è tangente alla retta 2x più 3y uguale a 0. Come faccio a determinare il punto di tangenza? In quale punto? Basta fare il sistema. Basta fare il sistema. Ma io vi rispondo, e si trova che il punto P è l'origine. Ma io questo lo vedevo a occhio, perché lo vedevo a occhio? Cos'è questa retta qua? 2x più 3y uguale a 0. Cosa vuol dire? Y uguale meno 2 terzi x. Disegniamo questa retta, come è fatta? Passa per l'origine, scende, quindi secondo e quarto quadrante, 2 terzi. 2 terzi cosa vuol dire? Vuol dire che mi sposto di 3 quadretti in qui e vado in giù di 2. Quindi è questa retta qui. Questa era 2 e 3, questa è 3 meno 2, quindi sono perpendicolari. E quindi è chiaro che la circonferenza che ha questo centro, questo raggio, ha questa come retta tangente nell'origine. Quindi questa è l'interpretazione della figura che viene fuori e del fatto che la tangenza è nell'origine, perché è perpendicolare al raggio che passa per quel punto. E quello vi serve per fare parecchi esercizi, tipo se avete nel successivo, facciamo un pezzo del successivo, abbiamo centro nel punto 2,1, centro nel punto 2,1 e passa per il punto 4,3. Questo qui è C e questo è P. Voglio la retta tangente in P alla circonferenza. E come faccio a farlo? Vabbè, facciamo una figura. Spero che mi venga abbastanza grande. Allora, il centro è in 2, 1. Quindi questo qui è il centro. 2, 1. E voglio che passi per il punto 4, 3. 1, 2, 3. Questo è il punto P, 4, 3. Chiaro la situazione? Io voglio la retta tangente alla circonferenza. La circonferenza come sarà fatta? La circonferenza sarà, adesso è abbastanza grande, non riesco a disegnarla tutta, è qualcosa che fatta così, molto grande, e voglio la retta tangente nel punto P alla circonferenza. Come sarà fatta la retta tangente? Sarà? La retta tangente è perpendicolare al raggio. Ci siete? Le rette tangenti sono perpendicolari al raggio che passa per quel punto. Quindi mi serve la retta, è la retta che passa per P ed è perpendicolare alla retta, quale retta? Alla retta CP. Allora, adesso cosa mi serve della retta CP? Mi serve il coefficiente angolare. Coefficiente angolare della retta CP è, beh, qui si vede molto bene dalla figura. Mi sono spostato a destra di 4 quadretti e verso l'alto di 4 quadretti. Quindi il coefficiente angolare è 1. È parallelo alla bisettrice, vedete che attraversa i quadretti, esattamente la diagonale dei quadretti. E chi
chiaro che uno lo può calcolare imponendo, cercando la retta generica che passa per C e P, bla 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 bla, ma è molto più semplice vederlo dalla figura in questo caso, è 1. Perché quando mi sposto a destra, andando da C a P, cosa faccio? Mi sposto di 2 verso destra, perché dalla coordinata 2 vado alla coordinata 4. Quindi mi sposto di 2 verso destra, e verso l'alto quanto mi sposto? Da 1 a 3. Quindi mi sposto di 2 verso l'alto. 2 e 2, seno diviso coseno, fa 2 diviso 2, cioè 1. O 4 diviso 4, dipende dall'unità di misura, non cambia niente. Quindi il coefficiente angolare della retta CP è 1. Quindi il coefficiente angolare della retta tangente... angolare, retta, tangente, quanto è? È meno 1 perché? È meno 1 diviso 1, sarebbe meno il reciproco, però 1 diviso 1 fa 1 e quindi è meno 1. Quindi la retta tangente sarà del tipo y uguale meno x più n, non resta che determinare n. Determino n, ora non lo faccio, però n si determina imponendo di passare per P. È chiaro come ho ragionato? In alternativa uno potrebbe fare metodi molto più complessi, ma perderebbe solo tempo. Va bene, facciamo qualcuno di quelli sotto in cui si chiede di determinare il valore del parametro A. Noi abbiamo la retta x più 3y più 2 uguale a 0. Voglio che passa per il punto 1, 1. Quando è che questa passa per il punto 1, 1? Se e soltanto se, devo imporre che il punto 1, 1 la soddisfi, quindi A più 3 più 2 uguale a 0, quindi se e soltanto se A uguale a meno 5. Torna a passare per un punto, è una condizione molto semplice, sostituito deve venire 0. Parallelo alla retta y uguale 2x, è parallela alla retta y uguale 2x, se e soltanto se il coefficiente angolare è uguale a 2. Ma il coefficiente angolare cos'è? La devo scrivere come y uguale meno a terzi x meno 2 terzi, l'ho scritta ricavando y, quindi il coefficiente angolare che cos'è? Meno a terzi. Quindi diventa meno a terzi uguale a 2 e quindi a uguale a meno 6. Mi torna? Imporre il parallelismo vuol dire il coefficiente angolare uguale. Per vedere il coefficiente angolare devo passare nella forma con y ricavato. Ricavo y e imporre. Perpendicolare. È perpendicolare alla retta y uguale 2x, se e soltanto se, coefficiente angolare è uguale a meno un mezzo. Beh, conto lo stesso di prima, diventa meno a terzi uguale meno un mezzo, e quindi a uguale 3 mezzi. La parabola. Qui chiede la parabola, così vediamo anche la parabola, y uguale ax quadro più ax più 1 tangente all'asse x. Cosa vuol dire parabola tangente all'asse x? Se vado a fare il disegno viene qualcosa del tipo, adesso non so se sui positivi o sui negativi, questa parabola qui a seconda del valore di A, per A positivo questa parabola
è rivolta verso l'alto, per A negativo è rivolta verso il basso, ma comunque tangente vuol dire una cosa di questo tipo qua, in su o in giù, a seconda di come è messa. Quindi imporre tangente all'asse X cosa vuol dire? Imporre che l'equazione Y uguale a 0 abbia una sola soluzione. Quindi questo se e soltanto se l'equazione AX quadro più AX più 1 uguale a 0 ha una sola soluzione. E questo è vero a sua volta se e soltanto se avere una sola soluzione, delta uguale a 0. Ma delta uguale a 0 cosa vuol dire? Che cos'è il delta di questo? Questo è il quadrato, quindi A quadro, e questo quali soluzioni ha? A uguale a 0 e A uguale a 4. Adesso, sono tutte e due accettabili? Per A uguale a 0 non è una parabola, per A uguale a 0 no, perché per A uguale a 0 non è una parabola. Quindi l'unica soluzione buona è A uguale a 4. Cosa diventa per A uguale a 4? Cerchiamo di capire quale parabola A è. Per A uguale a 4 ottengo la parabola di equazione 4x quadro più 4x più 1, y uguale 4x quadro più 4x più 1. Questa come la posso riscrivere? Da qui si vede che c'è un solo contatto, quando si annulla questa. Adesso possiamo anche capire qual è il punto di contatto con l'asse X. E il punto X uguale? Il punto X uguale a un meno 1,5. È una parabola fatta così, con il vertice nel punto dell'asse X corrispondente a X uguale a meno 1,5. Poi, tangenza retta parabola. Per quali A la retta AX più 3Y più 2 è tangente alla parabola Y uguale X quadro meno 10. Come si fa a risolvere un problema di questo tipo? Tangente cosa vuol dire? Una sola intersezione. Metto a sistema e impongo soluzione unica. Mettere a sistema cosa vuol dire? Vuol dire AX più 3Y più 2 uguale a 0 messo a sistema con Y uguale X quadro meno 10. Cosa faccio? Sostituisco la Y nella prima equazione. Ottengo AX più 3X quadro meno 30 più 2 uguale a 0. Quindi 3X quadro più AX meno 28 uguale a 0. E adesso cosa faccio? Delta uguale a 0. Delta uguale a 0. Ho sbagliato i calcoli. X più 2, delta uguale a 0.
cosa diventa? Diventa quadro più 3 per 28 per 4 uguale a 0. E questa? È impossibile. Quindi per nessun valore di A. Dunque per nessun valore di A abbiamo la tangenza. Ecco, mi interessa quello delle mi interessano gli ultimi due perché c'è un po' di geometria sotto. Vogliamo sapere quando le circonferenze x quadro più y quadro uguale a 1 e x quadro più y quadro meno 2x meno a sono tangenti. Meno 2a uguale a 0, meno 2a uguale a 0 sono tangenti. Come facciamo a imporre che due circonferenze siano tangenti? Vabbè, volendo le mettiamo a sistema e imponiamo che abbiano una soluzione unica. Ma forse c'è un sistema quasi più comodo. Questa è la circonferenza? Centro 0, 0 e raggio 1. Quindi questa ha centro nell'origine e raggio 1. E questa ha centro dove? In? Bisogna prendere i coefficienti di x e y, dividere per 2 e cambiare di segno. E raggio dipendente da A, diciamo. Si può calcolare raggio al quadrato uguale x con 0 al quadrato più y 0 al quadrato meno c, che sarebbe più a. Allora adesso cerchiamo di capire la cosa geometricamente. Abbiamo la circonferenza con centro nell'origine e raggio 1. E poi abbiamo la circonferenza con centro 1, 0 e qualche raggio. Possono essere tangenti? Non possono mai essere tangenti. È chiaro il motivo? Quindi per nessun valore di A. Ah no, cioè scusate, non possono essere... Calma. Possono essere tangenti, cioè non possono mai essere tangenti? Possono essere tangenti e come? No, se il raggio è uguale a 1, no, perché se il raggio è uguale a 1, se il raggio è uguale, se il raggio è uguale a 2, cioè non possono essere tangenti, diciamo, è un caso particolare. Possono essere tangenti se il raggio è 2. Diciamo in generale quando avete
una circonferenza e poi avete un punto, prendiamo un punto così, quante sono le circonferenze che hanno centro nel punto verde e sono tangenti alla prima? In questo caso sono due. Perché? Perché ce n'è una così e ce n'è una molto più grande. Quindi in generale ce ne sono due. Se il punto è esterno, diciamo ce ne sono due. Se il punto, se il centro della seconda sta sulla prima, come qua, ce n'è una. Se il punto interno, quante sono le circonferenze che hanno centro in questo grosso punto verde qui e sono tangenti a quella blu? Due, perché? Ce n'è una piccina qui e poi una, diciamo, tangente qui. Grossa, così. Adesso non è bellissima, ma è tangente. Come faccio a calcolare i due raggi? Il raggio di quella piccola. Il raggio di quella piccola, in questo caso il raggio della piccola, fissiamo un attimo di notazione, questo è il punto C e questo qui è il punto P. E la circonferenza, questa blu, ha raggio R. Quindi il raggio della piccola verde, che cos'è a questo punto? È uguale al raggio meno CP. E il raggio della grande? CP più il red. Ecco, ultima cosa, solo come si imposta l'ultimo. Come si imposta l'ultimo? La condizione è la distanza tra il punto P e la circonferenza x quadro più y quadro più 2x meno 4y uguale a è 2. Come si fa la distanza di un punto da una circonferenza? Se voi avete una circonferenza e avete un punto, come si fa la distanza del punto dalla circonferenza? Prendete il centro, poi cosa fate? Unite C e P. Quindi la distanza di P dalla circonferenza è uguale a CP meno è chiaro, questo è il raggio. Questa è la distanza è questa cosa che vi sto segnando qui. Questa è la distanza del punto della circonferenza. E come si ottiene? Facendo la distanza del punto dal centro e togliendo il raggio. Quindi in questo caso è facile perché il centro si calcola, il punto si calcola, la distanza è nota, quindi è noto il raggio. Va bene, vi lascio a voi fare i conti. Se qualcuno ha idea di come si facciano, provi a fare anche gli insiemi del piano e domani ne commentiamo qualcuno insieme.